Buongiorno a tutti e bentornati nella mia cucina tutta rosa. Oggi qui per voi la rubrica Colazione Time. Allora, questo è uno forse degli unici dolci di questa, diciamo, stagione estiva che vi faccio fare in forno. Ma perché? Perché è una di quelle torte che secondo me un po' racconta l'estate italiana, ma soprattutto quella al sud, perché questa è la torta caprese. Allora, andiamo a vedere tutti gli ingredienti, quindi 170 g di cioccolato fondente, 85 g di farina di mandorle, 85 g di farina di nocciole, poi 170 g di zucchero a velo, 170 g di burro, 25 g di fecola di patate, 15 g di cacao amaro, 148 g di albumi, quindi più o meno ci saranno 6 più o meno, poi 85 g di tuorli, 4 g di lievito per dolci e un pizzico di sale. Allora, partiamo subito con ovviamente preriscaldare il forno, imburrare ed infarinare con farina di riso una tortiera di circa 20/22 centimetri. Dopodiché prendiamo la prima boule, eccola qui, e andiamo a mettere il burro ammorbidito, poi metà dello zucchero a velo. Ok, perfetto. Dopodiché iniziamo con le fruste a creare una cremettina, una pappetta. Allora, ci aiutiamo con una marisa. Ok, una volta raggiunta questa consistenza, allora questo che ok. Aggiungiamo albumi, sì, gli albumi, i tuorli, perfetto. E ricominciamo con le fruste. Ok.
Ora prendiamo, questo lo lasciamo qui, prendiamo un'altra boule e andiamo a mettere tutti gli ingredienti secchi. Quindi farina di nocciole, farina di mandorle, la fecola setacciata, il cacao, il lievito per dolci, e poi semplicemente con un cucchiaio andiamo a mescolare. Amalgamiamo bene i nostri ingredienti e andiamo ad aggiungere il cioccolato perfetto grattugiato. A un certo punto, quando non avete più forze, non lo fate. Comunque questa torta mi ricorda molto l'estate, per questo che ho voluto farla, nonostante vi avevo promesso che non avrei fatto più dolci al forno, perché comunque alla fine è una sera d'estate che stai a mangiare sulla spiaggia, in qualsiasi ristorante in una località di mare, troverai sempre la torta caprese e accompagnata con una pallina di gelato alla crema, secondo me d'estate è l'unica cosa a cui non si riesce a dire di no. Tanto uno di base pensa mangio pesce, perché d'estate comunque nelle località di mare mangi pesce, e dopo il pesce ti puoi concedere la torta al cioccolato. Rimanere light. Ok, facciamo pure questo pezzetto. Non mi devo dimenticare di mettere il pizzico di sale.
che sembra una stupidaggine, ma invece cambia tutto, perché dà quella cosa in più al cioccolato fondente in cottura. Allora, questo passaggio lo abbiamo fatto, mi sciacquo velocemente le mani. Allora, adesso invece passiamo al montare a neve, più o meno, non è proprio necessario montarli a neve, ma comunque avere un qualcosa, un composto sicuramente un po' spumoso, gli albumi con il restante zucchero a velo. Allora, prendiamo qui, li andiamo a mettere. Mettiamo lo zucchero, ecco, su, rimontiamo. Ok. No. Ok, abbiamo montato a neve gli albumi, perfetto. Allora, adesso andiamo a fare il composto con tutti gli ingredienti. Andiamo ad aggiungere qui ingredienti secchi. Poi aggiungiamo gli albumi, e amalgamiamo. Aggiungiamo i restanti albumi.
Finiamo di amalgamare gli ingredienti. Una volta che abbiamo questo composto con tutti gli ingredienti, quindi albumi e tuorli più i nostri ingredienti secchi, adesso mi ero dimenticata prima di aggiungere il sale negli ingredienti secchi, lo andiamo a mettere adesso. E mischiamo. Perfetto, ora prendiamo la nostra tortiera già imburrata ed infarinata e andiamo a mettere tutto il nostro composto all'interno della nostra tortiera. Livelliamo bene. Vabbè. Perfetto, adesso che abbiamo messo tutto il nostro composto e abbiamo anche livellato bene, perché sennò dopo ci viene una parte più alta e una più bassa, mettiamo in forno per 40-45 minuti, forno ovviamente preriscaldato a 170 gradi. Ok. Nel frattempo io andrò a pulire il tutto e ovviamente appena è pronta la nostra torta andremo a decorare con del semplice zucchero a velo e sarà pronta da gustare. Allora, ci siamo passati 40-45 minuti, tiriamo fuori dal forno la torta. Voilà, mi appoggio qui, chiudo il forno. Ah, slaccio qui la cerniera. Ok. Voilà, eccola qui, la buonissima, gustosissima e famosissima torta caprese. Allora, grazie, grazie regia, vi lobbo. Allora, piatto tondo bianco. Vediamo se riesco. Allora,
perché è molto calda. Allora, facciamo una cosa, che io ho un po' di paura in generale di, essendo molto fragile, tra le altre cose, torta che già nasce senza glutine, perché come avete visto, farina di nocciole, farina di mandorle, fecola di patate, quindi non contiene glutine, molto molto fragile perché comunque appena è calda, non avendo poi una consistenza di farina appunto 00 di senza glutine, quindi è molto molto delicata. Aspettiamo a staccarla dal piatto, quindi io la metterei così con tutto il piatto. Ok. Spolverata di zucchero a velo perché dovete ben sapere che proprio questa torta per eccellenza ha proprio un bello strato di zucchero a velo. Quindi, abbondiamo. Secondo me può bastare. Ne abbiamo messo a sufficienza. Allora, la portiamo di qua, gli facciamo fare un bel giro di giostra come si deve. Tac. A parte che sono stata pure brava a nel livellarla perché praticamente pari d'altezza su tutta la torta, cioè doppiamente brava, cioè ragazzi, devo dire grazie. Allora vi taglio una fettina, ok. Ok, voilà. Super sfumante, ma esattamente come me l'aspettavo. In alcuni ristoranti, tra l'altro, mettono anche delle mandorle tritate quasi al coltello per avere poi la semi croccantezza all'interno del composto e poi li vedi proprio effettivamente i pezzettini. Allora, assaggiamo. È bollentissima. Meravigliosa. Come sempre, grazie a tutti per avermi seguito. Mi raccomando, replicate le mie ricette. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata e un buon pranzo. Ciao a tutti!